Al di là della nostra visione politica, certo è che l'esclusione o la marginalizzazione del partito sardo d'azione e del suo leader che ha cercato di governare l'isola in questi ultimi cinque anni sembra indicare un'evidente centralizzazione della politica regionale. Che i nomi emersi dai tavoli politici aperti localmente cerchino di assegnare un'autonomia decisionale in tal senso è abbastanza ridicolo se non offensivo per i suoi elettori. E se a destra vi è stata una scelta autonoma e indipendente, questa è sicuramente quella di Alessandra Zedda che ha intrapreso la strada di una via liberale in rottura con i partiti della coalizione. Il battere dei tacchi del sindaco di Cagliari, che dal resto sembra non prendere visione della drammatica situazione cagliaritana, ha portato a un'esposizione politica verso cui egli stesso non potrebbe indietreggiare se non disattendendo le decisioni di Roma. Certo è che questa lotta tra il sindaco di Cagliari e il presidente della regione è partita subito dopo le elezioni politiche nazionali in cui i fratelli d'Italia hanno avuto la maggioranza relativa nella coalizione di centrodestra. Anche per le scelte della candidatura di coalizione sul territorio, non solo per le nomine di sottogoverno, aveva già indicato Truzzu dei tavoli romani. In questo periodo, la lotta, che si è tradotta in gambetti istituzionali e foraggiamenti legittimi, ma non in funzione del bene collettivo, ha portato a sborsi di denaro dei quali la ricerca del consenso è il vero fine. Cagliari, è in parte bloccata da canteri pressoché fermi e da aree su cui non si è voluto intervenire perché non retributive sul piano dell'immagine del consenso. La Sardegna non se la passa meglio sul piano della sanità, dei trasporti e della continuità territoriale, cui, in attesa di regole formali, gli operatori privati impongono le loro esigenze speculative.